Una buonasera ed un benvenuti a tutti quanti da parte di Matteo Amici e Live Sport Academy. Si scende in campo nella finale Mundialito Open Fiber tra Argentina e Slovenia. Vedete intanto il saluto tra le due squadre, a brevissimo per il calcio d'inizio. E allora è tutto pronto, sarà l'Argentina a muovere il primo pallone della partita, attaccando da destra verso sinistra in maglia classica albiceleste. Arriva ora il fischio d'inizio, mentre la Slovenia, che vestirà in maglia verde scuro e pantaloncino verde chiaro, attaccherà da sinistra verso destra proprio in questa prima frazione. Ora fiducia, pronto a riprendere il gioco dal basso, provano quindi le maglie verdi a smuovere con Renzetti. Altro pallone mosso verso il 12 maglia verde, che va direttamente alla botta con il mancino e buca Vitiello. Nei primi 30 secondi di gioco la Slovenia si porta subito avanti. La palla a tagliare il campo da parte di Conti, uscito però Fiducia a fare sul pallone che scodella nell'area avversaria. Palla che però termina sul fondo e quindi si riprende a giocare ancora una volta con le maglie dell'albiceleste, a muovere il pallone all'interno della metà campo avversaria. Arriva il tiro che viene murato con il mancino da parte di Ferraro e poi arriva qui Conti a pareggiare subito sul tabellino. È 1-1 dopo due di gioco. Piccirilli vuole muovere il pallone e quindi trova Renzetti, palla sul mancino, torna nuovamente dalla 6 maglia verde. Tutti i giocatori di movimento nella metà campo avversaria e poi Renzetti con il mancino prende la mira e di punta insacca il gol del 2-1. È murato da Piccirilli in un primo tentativo e Renzetti nel secondo. Tentato il contropiede da parte della Slovenia, ancora Piccirilli e Renzetti alla riconquista. Poi Pizzo prova a salire la squadra in maglia verde. Ancora palla scaricata da Renzetti, poi Piccirilli si muove, la palla tra l'asse formato dal 6 e il 12, che qui va alla conclusione con il piede destro, non il suo preferito, mettendo alto sopra la traversa dopo una bella combinazione. Bello all'interno del suo regno, riprende il gioco corto dalle parti di Conti, che adesso allarga su Misantoni. Altro possesso gestito nel retrovie da parte dell'Argentina. Palla provata in verticale per Marras, che termina però direttamente sul fondo. Arriva poi il duplice fischio da parte del direttore di gara, che manda tutti a riposo sul risultato di 2-1 per la Slovenia. Allora arriva ora il fischio d'inizio di questa seconda frazione di gioco, con le squadre che si sono rischierate in campo e ultimi 25 minuti mancanti più eventuali supplementari all'assegnazione del trofeo. Adesso Pizzo, palla giocata dietro per Valentini con Conti che ha riconquistato. Nuovamente Pizzo, cercare di mantenere il possesso per i suoi. Poi Renzetti vince rimpallo, prova ad andare in porta e Vitiello ancora una volta a dire di no alla squadra in maglia verde. Adesso palla provata in area di rigore e riesce a riconquistare qui l'albiceleste. Poi arriva Marras a tu per tu con Fiducia e pareggia i conti, il 2 dell'Argentina al 32esimo di gioco. Adesso Piccirilli scopre il pallone, vede la porta con il mancino, trova Biasi, quindi Marras uno contro uno con Renzetti, prova a portarlo fuori strada qui Renzetti, poi va in porta e arriva il gol del vantaggio da parte dell'Argentina, che ribalta tutta la situazione in due minuti. Tutto pronto per riprendere il gioco, quindi Conti alza la testa e prova la palla in verticale per Marras, che sfugge ai radar difensivi ma non a quelli di Fiducia, che dice no una volta, la seconda però non riesce, quindi arriva un altro gol in questa finale da parte di Marras, che mette sul 4-2 il risultato in favore dell'Argentina. Altro possesso provato in verticale dalle parti di Marras, prova a girarsi ma non ci riesce, quindi Piccirilli riallarga. Adesso Pinna con il mancino direttamente in porta, la mette all'angolino e allora riapre la finale a 4 dal termine.
si riprende a giocare, Canale pronto a riprendere il gioco velocemente, sbaglia però, quindi Biasi vede la porta, poi rientra sulla destra, ancora Biasi a mantenere il possesso per i suoi, c'è un compagno alle spalle, palla che però è entrata e ha superato la linea a detta del direttore di gara, e allora gol del 5-3 per l'Argentina da parte di Biasi. Sfila e termina in fallo laterale. Adesso Argentina, anzi no, scusate, per la Slovenia, palla messa in mezzo e protetta da parte di Marras. C'è alcuna intenzione da parte dell'Argentina di accelerare i tempi. Ultimi 30 secondi di gioco più recupero. Vassura, salta Piccirilli, entra in area di rigore e con la punta conclude in porta. 6-3 nel finale per l'Argentina. Anche la marcatura da parte di Vassura su questo pallone. Qui arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. E allora è l'Argentina a vincere la finale del Mondialito Open Fiber contro la Slovenia. Grazie a tutti per averci seguito da parte di Matteo Amici e Live Sport Academy.